MA Impianti, realizzazione di impiantistica a tutto campo. www.maimpianti.com. Officine Zoppelletto, lavorazioni lamiere in acciaio a Cavazzale. Amici sportivi, buonasera, ben trovati. Dopo Rigorosamente Calcio inizia un nuovo appuntamento con R Sport, come sempre tante discipline sportive da seguire, ma come sempre anzitutto il nostro sommario. Vediamo. Quarta vittoria per la Rangers che supera il Tatarium 19-36 e grazie alla sconfitta di Padova conquista la vetta in solitaria. Troppo squadra al Montecchio per le biancorosse, inizia con una sconfitta la nuova stagione per l'Antea Vicenza Volley. La terza vittoria in quattro gare vale il quarto posto in classifica per i ragazzi di Cilio e spugnata anche Palermo. Vengono da 20 paesi per dare spettacolo, sono le donne del V-Trial 2022. Bene amici, allora partiamo con il rugby ancora una volta, perché ancora una volta è la Rangers Rugby a meritarsi la copertina, dato che dopo quattro giornate è in testa solitaria alla classifica del campionato di Serie A dopo l'ennesima vittoria contro il Patavium. Vediamo il servizio di Federica Paviola e poi un ospite. La Rangers Rugby Vicenza non sbaglia la trasferta contro Patavium e porta a casa la vittoria con bonus, che le regala la testa solitaria della classifica. Partita comunque impegnativa per i biancorossi, per la voglia dei padroni di casa di non sfigurare davanti ai leader della classifica. La Rangers però ha un inizio a dir poco sfolgorante. Alla prima azione d'attacco, la combinazione Marin-O'Leary Blade manda fuori giro la difesa patavina. Il centro irlandese si invola in mezzo ai pali per il vantaggio vicentino e come sempre Mercerat trasforma per lo 0-7. All'ottavo Patavium manovra sui 40 metri in attacco. Il pallone in uscita dal raggruppamento è ben letto dalla difesa Rangers. O'Leary Blade intercetta e corre agevolmente fino alla meta. Grazie al secondo centro al piede di Mercerat, il punteggio si porta sullo 0-14. Sembra tutto facile per la Rangers, che comincia a difendere distratta ed abbassa la concentrazione. Patavium rimane attaccato al match con i calci di punizione conquistati per il fuorigioco difensivi della Rangers, arrivando fino al 9-14. La partita è molto nervosa e stenta a decollare, tanti falli da entrambe le parti che rallentano e spezzettano il gioco. Al 34esimo Patavium va in inferiorità numerica per un fallo professionale sul punto d'incontro, sanzionato con un giallo. Vicenza fiuta l'occasione e grazie ad un calcio passaggio all'ala da parte di Marin, Foroncelli vola in meta in bandierina. Passiamo così sul 9-19 con cui si conclude il primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa mettono pressione ai vicentini e si installano nei 22 metri in attacco. Vicenza non difende molto bene, il carrettino padovano trova la via per la meta trasformata, che riapre la gara per 16-19. Tanti cambi da parte degli staff tecnici. Vicenza attacca rabbiosamente alla ricerca del nuovo allungo. Franceschini arriva fino alla meta, ma il direttore di gara non vede il tocco a terra. Tanti falli da parte di Patavium e Vicenza non riesce a varcare la linea, accontentandosi del calcio di punizione con Mercerat che porta la gara sul 16-22. Patavium prova a reagire e si lancia in attacco. Vicenza commette fallo e i padroni di casa con un calcio di punizione si avvicinano per il 19-22, con cui si entra negli ultimi 10 minuti. Sugli sviluppi di un attacco a metà campo dei padovani, bella lettura di Poletto che intercetta il pallone, sprinta 50 metri e poi serve la corrente O'Leary Blade per la meta che in pratica chiude il match. Mercerat preciso trasforma per il 19-29. Nel finale la Rangers attacca ancora, i padovani sono in debito d'ossigeno e O'Leary Blade, votato poi anche come man of the match, raddrizza la corsa e apre il valco per Foroncelli, che con una finta si sbarazza dell'ultimo difensore e segna la quinta meta, trasformata poi da Mercerat con cui si conclude la gara 19-36. Vittoria non scontata per la Rangers contro un Patavium arcigno e pressante che soprattutto in casa sarà un cliente scomodo per tutti, visto che i rossoverdi sono stati in partita fino a 10 minuti dal termine. Per i biancorossi ora arrivano 2 settimane di pausa, la prima per il turno di riposo e la seconda per la finestra di gare internazionali della nazionale italiana. Prossimo impegno quindi il 13 novembre, sempre in trasferta, con la Tarvisium. Bene amici sportivi, e allora vi avevo promesso un collegamento, l'ora è tarda ma è stato deliziosamente puntuale il nostro Fabio Coppo, Directors della Rangers Rugby Vicenza. Ciao Fabio, buonasera. Se mi sentite poco, ma ero a un impegno improvviso.
No, lo so, infatti ti ringrazio, buona tarda serata. Allora Fabio, anzitutto un commento su questa Rangers che fa soffrire di cuore i tifosi, però vince, poi va a vincere col Patavium, ha vinto col Valsugana settimana scorsa, ma da te voglio qualche elemento tecnico ulteriore, cioè che cosa sta andando meglio rispetto allo scorso anno in questa squadra? Ma guarda, intanto bisogna dire che abbiamo fatto 4 partite, era il nostro primo obiettivo, adesso abbiamo 2 settimane di sosta, una per un turno di riposo, una perché gioca la nazionale, quindi questo primo obiettivo di 4 vittorie era secondo me l'obiettivo più importante, perché sai, cambiando completamente staff tecnico, prima che arrivi un po' il messaggio che quindi ciò che hai seminato, che semina lo staff, puoi raccogliere, e in queste prime partite poteva essere un po', diciamo, a rischio. Infatti devo dire che abbiamo ancora sotto questo punto di vista dei grossi margini di miglioramento. Sicuramente abbiamo 3 grandi cose che ci aiutano. Primo, devo fare un grande elogio a tutti i ragazzi perché c'è un gruppo eccezionale e in alcune situazioni, vedi Valsugana e Verona, hanno saputo reagire a magari a una sconfitta con una grande sfida che poi è stata vinta. La secondo lavoro che stiamo facendo in maniera eccelsa è sicuramente la preparazione atletica. Devo fare i complimenti particolari a Sandro Gerini, che tra l'altro ci ha lasciato per 2 settimane, ci lascerà per 2 o 3 settimane perché è aggregato alla nazionale maggiore, questo di noi ce ne fa solo e esclusivamente onore, e devo dire che la sua preparazione è veramente ottima, perché negli ultimi 20 minuti, vedi anche ieri a Patavium, noi abbiamo ancora tanta energia tra le gambe mentre gli altri si spengono un pochino. L'ultima cosa che abbiamo, l'ultimo valore di questo primo periodo, è che abbiamo cambiato modello di gioco rispetto all'anno scorso, siamo molto più performanti in attacco, siamo un po' più sfidanti, qualche volta usiamo anche troppo, ma sicuramente questo secondo me nel proseguo ci porterà delle grandi soddisfazioni, perché oltre alle vittorie credo che anche chi ci viene a vedere si diverta, veda del bel rugby, delle belle azioni, e anche gli stessi giocatori siano contenti. Ecco Fabio, direi però un'occhiata ai nuovi acquisti, sicuramente a parte i confermati, Mercerat praticamente implacabile nel colpire verso i pali, però direi anche Marin in questo nuovo ruolo 10 e poi O'Leary che si sta dimostrando veramente un grandissimo giocatore, oltre al giovane Foroncelli che abbiamo visto scatenato. Ma un'ultima cosa è questa, un intercetto settimana scorsa, uno questa settimana, con il risultato di andare a meta. Nel cambio di filosofia, nell'aggressività, nel modo di affrontare il pacchetto avanti avversario, c'è forse anche questo? Sì, assolutamente. Guarda Marco, hai toccato 2 tasti importanti. Aver spostato Marco Maria all'apertura è una scelta del coach, e sicuramente Marco è un mediano di apertura che ha più nel DNA l'attacco, e quindi fa giocare la squadra più in attacco. Pedro, da buon vecchietto, diciamo, è un po' più regista e quindi sa centellinare le forze, mentre Marco nella sua gioventù attacca sempre. Poi Mario Foroncelli è sicuramente un grande giocatore in attacco che deve migliorare se vuole diventare ancora più forte, sicuramente nella sua posizione difensiva, nella comprensione del gioco. E poi l'elemento su cui stanno ancora lavorando lo staff tecnico è sicuramente l'aggressività in difesa, che però vedi che quando riesce o distrugge le azioni avversarie, qualche volta mette talmente pressione che la palla viene un po' così rischiosamente passata e riesce a intercettarla o comunque poi a recuperarla e impostare delle belle azioni di attacco. È una filosofia diversa che, sai bene, per un tecnico ci vuole tempo per un bel risultato, però ti dico, già queste prime 4 partite, questo primo mese, era per noi un banco di prova per capire se c'era anche il terreno ricettivo, e su questo devo continuare a fare gli elogi ai ragazzi, perché c'è un grandissimo gruppo con una grande voglia di apprendimento, gli allenamenti sono sempre piacevoli, tanta presenza, tanto entusiasmo, e questo ci dà veramente dei bei segnali per il futuro.
Mi pare che i ragazzi stiano recependo molto i nuovi dettami tecnico-tattici. Fabio, ti ringrazio veramente molto. Adesso ci sarà una pausa perché sarete di riposo il prossimo turno e poi ci sono le nazionali. Magari ci rivediamo in studio fra qualche mese per andare a fare il punto preciso sulla situazione della Rangers. Buona nottata a te. Assolutamente. Grazie Marco dello spazio, del sostegno che ci dai e buona serata a tutti gli ascoltatori. Ci mancherebbe. Grazie Fabio. E cambiamo disciplina sportiva perché ieri iniziava anche un altro campionato. Parliamo del campionato di A2 di volley femminile, che non è invece iniziato bene così come quello della Rangers Rugby Vicenza, anche se la prima avversaria affrontata era di caratura decisamente superiore, forse più squadra di quanto non fosse l'Antea Vicenza Volley, che ha iniziato un nuovo corso con tantissime nuove giocatrici. Vediamo il servizio di Marinella Foddis. Esordio stagionale difficile per l'Antea Vicenza nel campionato di volley serie A2 femminile, che domenica cede 3-7-0 contro uno scatenato Montecchio. La differenza imbattuta si è concretizzata sin dall'inizio del match con l'IPAG, che ha sfruttato benissimo il vantaggio portando le padrone di casa ad un iniziale 14-0 prima che l'Antea si riprenda ed inizi a recuperare. A nulla servono i flebili tentativi di coordinare una buona difesa ad un attacco spuntato. Le vicentine devono chinare il capo alla forza d'urto del trio laterale avversario, Angelina, Mazzon, Tanase, supportato dalla centrale Marconato, e restano bloccate alla fine del primo set sul 25-19. Nel secondo set l'Antea prova a contrattaccare, ma le difficoltà non cambiano e le ragazze di Misteriosi cercano, ma non riescono, a coordinare il divario tra l'attacco assolutamente inefficace, soprattutto in battuta, una buona difesa guidata dal libero Formaggio ed un buon muro. Tentativi che non sono però sufficienti a raggiungere le avversarie, che concludono il set con un punteggio di 25-16. Nel terzo set, oltre a segnalare la positiva prestazione della centrale Alice Farina, una delle tante debuttanti biancorosse in categoria, a nulla servono i tentativi del tecnico dell'Antea di riportare in gioco la squadra, pagando in maniera pesante le inesattezze nella finalizzazione, nonostante il bel lavoro tra difesa e muro. Il match si conclude con un inesorabile 25-13. Un 3-0 che costringe le vicentine Misteriosi a rivedere le impostazioni della squadra, ma soprattutto a lavorare sul profilo psicologico dell'approccio alle gare che le attendono. La troppa foga e la voglia di fare bene ha condizionato tutta la gara, ma questo è comprensibile in una compagine che deve ancora trovare il completo affiatamento tra reparti ed intesa tra giocatrici. Bene amici sportivi, rimaniamo a parlare di Antea Vicenza Volley perché abbiamo un secondo collegamento con la capitana dell'Antea Vicenza Volley, Lisa Kelly. Ciao Lisa, buonasera, benvenuta. Ciao Marco, buonasera a tutti. Allora Lisa, cerchiamo un po' di analizzare l'esordio di ieri. Primo set in cui avete comunque impegnato le padrone di casa, poi via via siete andate scemando, tant'è che il risultato nei tre set è peggiorato per quanto riguarda i vostri punti in attacco. Facci un po' un tuo bilancio della giornata. La partenza non è stata tra le più semplici, perché comunque partire 10-0 per quanto il turno in battuta delle avversarie fosse stato comunque complesso, siamo partite comunque 10-0, quindi l'impatto è stato abbastanza intenso. Successivamente ci siamo però unite, compattate e abbiamo lottato su ogni pallone, come abbiamo dimostrato saper fare in questo precampionato. È chiaro però che ci sono squadre che non perdonano, quindi fondamentalmente il nostro problema è proprio questo, nel senso che per quanto ci si provi e si lotti su ogni pallone, non possiamo permetterci però gli errori. Ecco, però è stato un impegno difficile, diciamo così, non solo perché in trasferta, anche se era piuttosto vicina a Montecchio, ma anche perché avete affrontato forse una squadra molto più rodata di quanto non siate voi attualmente. Avevamo comunque una squadra diversa dalla nostra per quanto riguarda l'esperienza della categoria, questo sicuramente. Probabilmente abbiamo davanti una squadra anche che è molto più avanti di noi
a livello proprio di rodaggio, di lavoro in palestra. Noi invece siamo, come dice il nostro allenatore, un cantiere aperto. Chiaramente noi giocatrici siamo a mentalità giocatrice, no? Quindi vogliamo vedere i risultati subito, anche perché noi non abbiamo neanche una mattina libera, cioè noi ci alleniamo dal martedì alla domenica ininterrottamente, tutti i giorni, mattina e pomeriggio, quindi tutti questi sforzi che noi stiamo facendo non vediamo l'ora di vederli in campo. Ecco, un'altra domanda, Lisa. Certo, il calendario non aiuta una squadra che si sta amalgamando e domenica prossima c'è il Talmasson. Qual è il vostro pensiero rispetto al secondo impegno in campionato? Sì, domenica saremo in casa con Talmassons, intanto saremo fra le mura amiche, quindi sicuramente ci sarà una marcia in più da parte nostra, non tanto in campo ma grazie al pubblico. La partita sarà sicuramente una bellissima partita, perché comunque anche Talmassons è una squadra che ha alte ambizioni, quindi che dire, magari in questa settimana riusciremo a lavorare più accuratamente su quello che abbiamo sbagliato nella gara con Montecchio, e vedremo se riusciremo a mettere in pratica già subito da domenica tutte le correzioni del caso, oppure magari, non so, ci vorrà un'altra partita ancora. Ripeto, ci vogliamo fidare delle parole del nostro allenatore, che ci sta chiedendo di avere pazienza, di lavorare tanto. Questo lo stiamo facendo, anche perché di più è impossibile, visto che le giornate sono di 24 ore, è impossibile lavorare di più di quello che stiamo facendo. E quindi niente, incrociamo le dita e speriamo di vedervi numerosi e speriamo di farvi divertire, questo sì. Bene Lisa, allora io ti auguro in bocca al lupo per il prossimo impegno, un saluto e grazie per essere stata con noi, ti aspettiamo naturalmente in prossime occasioni in studio. Mando un bacione a tutti voi della trasmissione e un saluto a tutti i telespettatori. Ciao! Grazie a Lisa Cheli e vediamo allora quali sono stati i risultati della prima giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo femminile. Talmasson Ceccarelli 3-0, Omag Pallavolo Perugia 3-1, Sorelle Ramonda Vicenza 3-0, vince Roma Volley Club in trasferta contro i Cagliaritani del Sant'Elia, vince infine Soverato contro Desi Volley per 3-2, ha riposato Sigel Marsala. E ora uno degli argomenti che abbiamo trattato nei nostri titoli del sommario di questa sera, parliamo del basket maschile invece, perché 3 vittorie su 4 e un'unica sconfitta di misura. La Civitus Alliance Vicenza espugna anche Palermo e si colloca così al quarto posto in classifica. Vediamo il servizio curato da Lorenzo Zampini. Terza trasferta in Sicilia nel giro di un mese per la Civitus Alliance Vicenza. Questa volta a Palermo contro il Green Basket di coach Verderosa. Avvio sprint dei locali che muovono velocemente il tabellone e colgono impreparata la Civitus. Di Giulio Maria segna 9 punti e Caronna 6, con percentuali realizzative da capogiro. Vicenza, nel primo quarto, fatica a difendere e in fase offensiva conclude poco, rimanendo indietro di 13 lunghezza alla Sirena, punteggio sul 25-12. Terza frazione di gioco che vede le due squadre inizialmente contratte. Palermo arriva dopo pochi minuti a 4 falli e commette anche un tecnico. La Civitus ne approfitta e arriva al sorpasso. Cucchiaro guida i vicentini con una serie di canestri da 2 che porta addirittura all'allungo. La squadra gira bene e conclude il quarto con 3 canestri consecutivi, 55-62 alla penultima Sirena. L'ultimo tempo si apre con Palermo all'assalto e Vicenza che risponde punto su punto, con una serie di canestri da ambo le parti a ritmo forsennato. Cernivani sigla 2 triple e un assist delizioso per Bassi. Ciliegina sulla torta, una bomba da 3 di Cucchiaro da distanza siderale. L'incontro termina col punteggio di 77-86 per i ragazzi di Celio, che dimostrano di essere un grande gruppo, in grado di andare ben oltre le difficoltà iniziali. Il margine di crescita è ampio e nel frattempo la classifica sorride. 6 punti e quarto posto meritato.
E abbiamo bisogno anche di un buon basket maschile qui a Vicenza, quindi in bocca al lupo ai ragazzi. Vediamo i risultati della classifica allora, ci fa piacere vederli perché San Vendemiano, Virtus Ragusa 85-80, Virtus Padova in trasferta vince 80-78 con Monfalcone, Desio contro Lissone vanno sopra quota 100, 103-100, quindi gran partita, grande sfogo degli attacchi, Mestre Logiman 70-64, poi Capodorlando in trasferta vince 87-63 con il Petrarca Padova, come abbiamo detto Vicenza batte 86-77 Palermo e infine Agribertocchi Orzinuovi sconfigge la Viola Reggio Calabria per 85-64, non si è disputata Bergamo Lumezzane. Vediamo la classifica dopo 4 giornate, ci sono a punteggio pieno San Vendemiano, Mestre, Orzinuovi e poi subito dietro da sola la Civitus Alleanza Vicenza, dietro la quale troviamo Bergamo, Desio, Logiman, Ragusa a 4 punti insieme a Lissone, a 2 punti Lumezzane, Virtus Padova, Capodorlando, Monfalcone e Basket Palermo insieme al Petrarca Padova, chiude la pallacanestro viola Reggio Calabria. Non va invece bene la S Vicenza femminile, e parliamo sempre di basket, che esce sconfitta anche dalla trasferta in quel di Bolzano. Troppo forti le Acciaierie Valbruna, ma soprattutto le nostre ragazze stanno cercando di amalgamarsi dopo un inizio molto difficile a seguito dei tanti infortuni che hanno riguardato, guarda caso, proprio i nuovi importanti acquisti. Vediamo il servizio di Antonio Villani. L'appuntamento con la prima vittoria stagionale è ancora rimandato in casa Velkof Interlox Vicenza, che nella terza giornata del campionato di Serie A2 è incappata nella sconfitta in trasferta contro l'Acciaieria Valbruna Bolzano per 68-51. C'era ottimismo in casa biancorossa per il debutto di Sara Vujacic, nazionale slovena, sorella di Alexander, ex cestista che giocò anche in NBA. La società era stata costretta a tornare sul mercato per il grave infortunio al ginocchio di Agnes Gorianets, che aveva costretto la giocatrice ungherese a dire addio alla stagione. Per il neoacquisto, 3 punti a fine partita e ovviamente meccanismi e sincronismi di gioco ancora da perfezionare. I tentativi della squadra di coach Silvestrucci di rientrare dal divario con le padrone di casa sono stati sempre frenati e allontanati da un'ispiratissima Boccalato che alla poca precisione da sotto canestro ha saputo controbilanciare con una mano caldissima dall'arco. 23 i punti finali per lei con una percentuale da 3 del 62%. Vicenza ha lottato ma è stata poco precisa in più di un'occasione, andando all'intervallo lungo sotto di 11, 35-24. Nel secondo quarto, Sturma è stata costretta ad uscire per un infortunio alla caviglia. È rientrata solo sul finale del terzo periodo per tornare in panchina per tutta la durata del quarto. Si spera che le sue condizioni possano migliorare. Nel terzo quarto, sfruttando una scia positiva di Sasso nel tiro dalla lunga distanza, Vicenza aveva fatto molto bene, passando dal 38-24 al 38-34 con un break di 0-10. A quel punto la già citata Boccalato ha vestito i panni del cecchino infallibile da 3 punti, conducendo per mano la squadra verso un più tranquillo finale di parziale 57-38. La squadra di coach Marco Silvestrucci ha indovinato un paio di tiri dalla lunga distanza, ma le padrone di casa hanno amministrato il vantaggio incrementandolo fino al più 16. Vicenza negli ultimi minuti, nel tentativo di rosicchiare qualche punto, ha lasciato il fianco aperto ai contropiedi di Bolzano, che ha chiuso alla fine sul più 17, 68-51. Bene amici sportivi, intanto ci ha raggiunto in studio Moreno Piazza, che è uno degli organizzatori del V-Trial 2022. Ciao Moreno, benvenuto. Ciao, ti faccio seguire qualche altra disciplina sportiva e poi parliamo di questo grande evento che coinvolgerà atlete provenienti da 20 paesi. 10 nazioni, tantissime protagoniste, ma ne parleremo fra qualche istante perché abbiamo ancora da seguire qualche servizio, in particolare la marcia vittoriosa del Famila Schio. Anche se la trasferta di Ragusa è stata meno facile del previsto, 66-60 la vittoria in trasferta per le Scledenzi, il servizio è di Lorenzo Zampini. Dopo la vittoria nel big match contro Bologna, il Famila Vuber Schio sbarca in Sicilia al Palaminardi contro l'agguerrita Passalacqua Ragusa, reduce da una sconfitta con Campobasso. Le biancoverdi partono propositive portandosi sul più 6 con Romeo che sigla subito 5 punti, ma il Famila non sta a guardare e inizia a proporre gioco.
Lo svantaggio iniziale viene cancellato dai canestri di Indur e Keys. Poi Penna mette a referto 4 punti per il 12-15 dei primi 10 minuti. Nel secondo quarto cominciano ancora una volta bene le ragazze di Diamanti, che recuperano lo svantaggio. Hampton conclude con una tripla un'azione magistrale delle locali per il 21-17. Da quel momento ripartono a testa bassa le scledensi, trascinate da una Penna in stato di grazia e Howard che mette una tripla fondamentale per il controsorpasso di Schio, arrivando all'intervallo lungo sul 30-34. Alla ripresa la partita sembra in ghiaccio, con il Famila in controllo che allunga fino al più 10 grazie ad un'azione magistrale. Verona gioca per Howard, extra pass per Keys e canestro. La grande qualità di Passalacqua Ragusa, però, è quella di rimanere aggrappata alla partita. Infatti, grazie a 3 recuperi, le biancoverdi insaccano 7 punti consecutivi e si portano sul meno 3. Ultimi minuti di frazione concitati, tanti errori e difese aggressive. Ci pensa allora Romeo, con un grande gancio, a ridurre ancora il margine di svantaggio. Si va all'ultima frazione sul 42-43. Partita che resta in equilibrio fino alla metà dell'ultimo quarto, con il tabellone che segna sempre un risicato +1 per le scledensi. Poi, però, sale in cattedra Elisa Penna. Il pallone pesa, ma lei spara nel giro di pochi possessi 2 triple per l'allungo decisivo di Schio, che arriva al +11. Ragusa tenta il forcing finale e accorcia le distanze, ma gli ultimi possessi non si concretizzano. L'incontro termina 60-66 e il Famila può esultare per la 5ª vittoria consecutiva in Serie A1. E complimenti al Famila Schio Basket. Cambiamo a questo punto disciplina sportiva, non prima però di salutare un nuovo collaboratore della nostra redazione di R Sport. Si tratta di Edoardo Mantovani, gli sportivi dell'hockey ben lo conoscono. Seguirà per noi le vicende, speriamo positive, sempre più positive, dell'Asiago Hockey, che la scorsa settimana ha avuto ben 2 impegni. Il primo era un derby e quindi, come tutti i derby, faceva saltare davvero le coronarie ai tifosi, ed è andato bene, è stata una gran bella vittoria. Il secondo impegno, purtroppo con tanto rammarico, non ha portato altri 3 punti alla squadra di Tom Barrasso. Vediamo il servizio di Edoardo Mantovani. Venerdì sera memorabile per l'Amigros Asiago, che ritrova il Bolzano per il grande classico dell'hockey italiano. Le squadre si affrontano per la prima volta in Ice Hockey League a distanza di 9 anni e mezzo dall'ultimo incontro ufficiale nella Serie A italiana. La partita si mette subito bene per i giallorossi, che chiudono il primo tempo avanti 2-0 grazie alle reti di Finoro e Salinitri. Nel secondo tempo i Leoni allungano all'inizio frazione con Gazzola, che colpisce in power play, ma poi subiscono 2 reti biancorosse firmate da McClure e Almo. Nel terzo periodo gli ospiti trovano il pari con Alberga dopo appena 2 minuti di gioco. La partita poi scorre veloce, l'Asiago sfiora il gol del vantaggio con Stevan, ma il risultato rimane in parità. Quando tutto sembra far presagire che si proseguirà con l'overtime, ecco che arriva la fiammata dei giallorossi. Finoro riesce a scappare a Miglioranzi, disco al centro per Salinitri, che fa esplodere l'Odegar a 17 secondi della sirena finale. Dopo aver conquistato i primi 3 storici punti casalinghi in Ice Hockey League e aver battuto i rivali del Bolzano, l'Asiago affronta il Grazia nella partita di domenica pomeriggio. L'Amigros Asiago gioca un bel primo tempo assediando lungo la porta degli ospiti, ma a fine frazione si ritrova sotto per un gol siglato da Kreinz, abile nel deviare un tiro di Pesendorfer. Nel secondo tempo gli austriaci vanno avanti 3-0 con Pfeffer e Aljagic, mentre gli stellati rispondono con Finoro, che riapre la contesa. Nel terzo periodo, assalto giallorosso alla porta di Visar, Salinitri trova la seconda rete per i suoi, che continuano a mettere sotto pressione gli ospiti, ma il gol del pari non arriva e così sono gli arancioneri a fare festa. Bene, bene, amici sportivi, allora abbiamo Moreno Piazza in studio con noi come ospite. Anzitutto parliamo di questo trial, perché in realtà è una disciplina sportiva che nasce intorno agli anni 50, molto caratterizzata dalla frequentazione maschile. Il nome viene dall'inglese try all, quindi provare tutto, cioè cimentarsi nel superamento di ostacoli naturali in outdoor e invece artificiali in indoor. Ma la grande esclusiva novità di questo V-Trial 2022, Moreno, è che questa volta protagoniste sono le donne. Buonasera anzitutto, benvenuto ancora. Buonasera, grazie. Raccontaci ancora qualcosa, perché il prossimo weekend a San Pietro Mussolino ci sarà un gran bel vedere, direi. Sì, ci sarà questa nuova gara, nuovo evento. È una gara sperimentale per l'Italia, ma anche per il mondo alla fine. Una gara che non è mai stata organizzata solo con le donne, è un trofeo di trial internazionale urbano,
Cosa vuol dire? Che è una gara che si svolge in mezzo a un paese con gli ostacoli artificiali, e la caratteristica è che sono tutte donne. Ecco, da cosa è nata questa idea, che va benissimo in questo momento con il Presidente del Consiglio Donna, ma tu l'hai organizzato ovviamente prima. Sì, è da 3 anni che ci stiamo lavorando a questo progetto, un progetto che doveva partire ancora 2 anni fa, poi c'è stato il Covid, ci siamo un po' fermati e adesso lo presentiamo e lo facciamo. Ecco, avete fatto anche una presentazione, magari se la regia ci manda in onda qualche immagine, una presentazione tra il suggestivo e il particolare fra i calli di Venezia, quindi con una delle grandi protagoniste che viene dagli Stati Uniti, se non sbaglio. Sì, la Maddie, che è la ragazza degli Stati Uniti che proprio partecipa all'evento, è una delle atlete, la rappresentante degli Stati Uniti alla fine. Ecco, si può contare, ecco, avevo letto infatti, pilote provenienti da 22 nazioni del mondo. Come si svolgerà questa competizione, questa manifestazione? San Pietro Mussolino diventerà un grande campo all'aperto con ostacoli di tutti i tipi, ma spieghiamo a chi non segue il trial in che cosa consiste poi lo sviluppo vero e proprio della gara. Sì, praticamente consiste nel... che le atlete partono la domenica, hanno 3 ore di gara, fanno un giro di prova la mattina, il pomeriggio fanno la gara, fanno 3 giri del percorso di gara con 5 zone allestite artificialmente in mezzo al paese. Sono 5 zone diverse una dall'altra, con degli ostacoli differenti, proprio strutturate in mezzo al paese. Ecco, qual è il significato che c'è dietro alla manifestazione sportiva? Ma il significato è un po' di promozionare il trial, che è comunque uno sport di nicchia, poco conosciuto, diciamo, e soprattutto farlo conoscere per il mondo femminile. Ecco, siamo molto in ritardo rispetto agli altri paesi, presumo, ad alcuni paesi nel mondo. Sì, in realtà sì, in Italia siamo un po' più in ritardo, comunque è una cosa che vogliamo promozionare a livello mondiale. Lo scopo è di creare un progetto, di svilupparlo e di portarlo in tutto il mondo. Quindi potrebbe essere una sorta di campionato mondiale femminile da svolgersi in vari paesi. E dimmi un po', gli abitanti di San Pietro Mussolino come stanno reagendo all'idea che ci sarà questa? Beh, c'è molto interesse, stanno logicamente aspettando con interesse questo evento, è una cosa un po' particolare che porta un po' di novità al paese, un po' una cosa nuova. E vedere appunto le ragazze, 10 nazioni di ragazze che si mettono in gioco in questo evento, insomma, è una cosa bella anche da vedere. Ecco, sicuramente sarà un weekend interessante. Le previsioni meteo cosa danno per il prossimo weekend? Ma penso che danno, non piove, penso, non sicuramente. Vabbè, d'altronde è abbastanza una cosa. Le devo ancora guardare, ecco, sinceramente. Sul trial questo è un vantaggio, uno svantaggio, il fatto che non piova oppure che piova? Spieghiamo allora, un po' meglio cosa succede. Per il pubblico è molto meglio se non piove, come tutti gli sport, tutti gli eventi all'aperto alla fine. Poi per i piloti in realtà sono abituati a correre in qualsiasi temperatura. Qualsiasi situazione, asciutto, bagnato, neve, di tutto, insomma, per loro è l'ultimo dei problemi, insomma. Moreno, io ti ringrazio molto, ti auguro in bocca al lupo per la tua manifestazione. Naturalmente lunedì daremo come minimo la notizia su quello che sarà stato la vincitrice di questo V-Trial 2022. Grazie Moreno, certo, rimani grazie. Con noi perché ho un paio di notizie da dare. Una è un'anticipazione, perché la prossima settimana, nel prossimo weekend, non volergliene, però si svolge anche il Mundialito del Nord-Est, ovvero il Rally di Bassano, e noi naturalmente lunedì prossimo ne parleremo ampiamente. Non abbiamo avuto tempo e spazio per dedicare qualche istante in più alla notizia che sto per darvi. Non è andato bene il derby tra Quinto, parliamo di pallamano, e Torri. Ha vinto Torri 24-22, anche se è stato, come tutti i derby, molto combattuto, e anche il coach della squadra di Quinto Vicentino ritiene che il suo team sia sulla buona strada per disputare un campionato sereno. Bene, vi ringrazio amici sportivi per averci tenuto compagnia anche questa sera. Vi ricordo la pagina Facebook R Sport e l'appuntamento con la nostra trasmissione lunedì prossimo alle 22:45. Grazie a tutti e buonanotte.
MA Impianti, realizzazione di impiantistica a tutto campo. www.maimpianti.com. Officine Zoppelletto, lavorazioni lamiere in acciaio a Cavazzale.